Eccoci qua, cari amici appassionati di auto vintage. In questo momento ho qua veramente una bellissima novità da presentarvi, proprio perché è un'auto particolare. Insomma, pare che non ci siano tantissimi modelli, forse anche l'ultimo esemplare è rimasto. Eccola qua, abbiamo una Fiat 600 Viotti. E niente, sono qua in compagnia. Diego, vieni qua vicino a me, così dai, mi dici un po', dai. Ciao a tutti. Ecco qua, mi dici un po' di particolarità, insomma. Ecco, questa macchina è stata costruita dalla carrozzeria Viotti nel 56 per esporla al Salone di Torino. E poi Agnelli l'ha voluta tenere al Lingotto per un anno intero in esposizione, diciamo così. E allora Viotti l'ha firmata sotto le targhe, ha fatto la sua firma in oro per renderla unica. Come primo modello costruito ha delle particolarità. Adesso andiamo a vederla, ragazzi. Eccola alle qua. Altre. Eccolo qua. Piccoli dettagli che non sono riuscito ancora a individuare, ma soprattutto la mascherina anteriore su questo primo modello aveva, diciamo, eccolo così qua, i baffi rivolti verso il basso, mentre altri modelli che ho visto in fotografia dal vero non ho mai visto con i baffi rivolti verso l'alto. Eccolo qua, i famosi baffi sono questi, eccoli qua, che vediamo appunto, eccoli qua. Questa è un po' la particolarità di questo Viotti, ecco, giusto? Esatto. La macchina deve essere rivista sull'interno. Sull'interno, non conservato. L'avevi recuperata dove? Sul lago Maggiore. Sul lago Maggiore, insomma. Da un appassionato, un collezionista. Da un collezionista, che insomma. Insomma, dice solo l'interno, un po' così. L'interno e poi vanno rivisto l'impianto frenante, ma lo sto facendo adesso, rimettendo a posto. Eccolo qua, ragazzi. Eccola qua. Questo, diciamo, Viotti, dicevo, conservato, tutto originale. Tutto originale, qua c'è addirittura l'autoradio. Ai segni del tempo. Ai segni del tempo, giustamente. Eccola qua. Adesso è assicurata. È assicurata, è tutto. Ha passato la revisione, il controllo di revisione a ottobre o novembre dell'anno scorso. È solo da sistemare, diciamo, un po' qua nell'estetica. Posto, sì. Ecco qua, dice che sistemarla, dai, insomma, si può trovare tutto. Sì, sì, è un telo che sembra essere un telo, un panno lancia. Ah, ecco. Guarda qua, vecchio Max, insomma, qua c'è una rarità qua, Qua sopra anche il cielo, qua un po'. Però, dai, insomma, mi fai sentire l'accensione, come si accende, così sentiamo anche il rumore di questa 600 Viotti qua, guardate qua. Gran luce Viotti, Senti qua Max, dopo non mi dire che non ti ho ricordato qua. Una rarità. Rarità, Max. Per trovare la rarità bisogna fare chilometri, Max, Eccola qua. Bravissimo. Fai vedere anche il motore così. Vediamo un po' qua. Eccolo qua, bravissimo Diego qua. Buono, grazie mille. Eccolo qua, bellissima Viotti, grazie Diego qua. Eccolo qua, andiamo qua sui cerchi. Una gran luce Viotti, appunto, dicevo qua, guardate qua i cerchi. Ecco qua. Più o meno l'abbiamo fatta vedere tutta. Cosa dici Max? Ti senti soddisfatto? Puoi disegnare, bellissima. Qualche segno del tempo c'è, e cosa diciamo Diego, la vuoi tenere o... Sono molto combattuto. Sei combattuto. Da una parte, essendo un esemplare unico, ci terrei anche a tenerla lì per vedere un po' le evoluzioni. E dall'altra mi piacerebbe anche avere un posto in più in garage per comprare. Ecco. Bravissimo, qua appunto diceva Diego che lui farebbe posto a un Alfa Romeo e forse penserebbe, ecco, però appunto deve combattere con la sua mente qua, se esemplare unico può fare spazio a un Alfa, ecco. Vabbè, dai. E niente ragazzi, vi ho presentato questa auto rara, insomma, esemplare unico qua. Per gli appassionati delle vecchie auto, vecchie Fiat, insomma, la Fiat ha fatto anche dei bei disegni, secondo me, peccato pochi modelli.
Ragazzi, vi saluto, spettacolo, viva le auto vintage. Grazie Diego di tutto, spettacolo. Ciao a tutti. Eccolo lì, bravo Diego, eh. E così lo presentiamo qua la vecchia Zoo, eh. Ecco qua, bravo Diego, sai, un saluto. Ciao, un saluto a tutti. Grazie a Diego, presto. Spettacolo, eccolo qua. Ecco qua. Ciao a tutti, ciao Gio, nominata, ti ho nominata, ciao a tutti.